Amici di Città di Ariano, oggi parliamo di artisti emergenti, parliamo di musica e parliamo di un genere musicale che si è fatto conoscere in Italia già dal 2010 ed è esploso nel 2016 grazie ad artisti come Achille Lauro, Gali e i True Skills che oggi sono qui con noi. Benvenuti innanzitutto, siamo in compagnia di Raffaele. Che sei tu. Dunque, la prima domanda la faccio a te. Un album uscito da poco, il 12 dicembre, un album che ha già più di 100.000 visualizzazioni di streams su Spotify. Sì. Che cosa avete provato? No, è tutto bellissimo, cioè ci stiamo divertendo perché abbiamo fatto anche vari live, stiamo portando in giro l'album e siamo contenti che il progetto è piaciuto alla gente. Perché ci abbiamo messo tanto lavoro, questo è un album che comunque noi stavamo scrivendo, registrando, insomma ci stavamo lavorando da dicembre 2017, quindi è uscito a dicembre 2018 e c'è tanto lavoro dietro e quindi siamo contenti che alla gente è piaciuto questo, siamo veramente soddisfatti, penso. Lorenzo, giusto? Che insomma il tuo nome d'arte è Bess. Mentre il suo è Without, lo precisiamo. Una domanda per te, come nascono i True Skills e perché questo nome? Allora, True Skills, prima di nascere come gruppo musicale, nasce come un gruppo di amici che si vuole bene e si diverte a fare le cose insieme. Quindi fare musica insieme ci piace e amiamo farlo insieme. E True Skills perché diciamo in America veniva utilizzato per dire, cioè il significato è vere abilità, quindi in America si definivano così i rapper quando si esibivano e quindi noi abbiamo, come lo slang americano, abbiamo cambiato la S nella Z e quindi siamo i True Skills. Ora parliamo un attimo con Gianluca, che il tuo nome invece è di Rock, giusto? Ti occupi delle basi musicali. Volevo chiederti, la trap, voi fate questo genere che è appunto un misto tra trap e hip hop. La trap è un genere musicale un po' particolare perché appunto tratta anche tematiche importanti. Credi che sia un genere musicale che si è fatto capire da subito oppure ci si avvicina pian piano a questo genere? Diciamo che la trap nasce in America già tanti anni fa, in Italia naturalmente è un genere che arriva, cioè che è arrivato successivamente. Possiamo dire che noi siamo un mix tra hip hop e trap, in quanto abbiamo delle sonorità molto trap che si avvicinano alla trap, però dei contenuti che sono ancora classici e che rimangono ancora un po' dell'hip hop, quello bello anni 90, l'hip hop classico. E quindi diciamo che la trap piano piano sta iniziando ad arrivare in Italia, cioè ormai è spopolata, già al nord e al sud si sta iniziando a... diciamo si inizia ad avvicinare, infatti cioè, iniziano a fare le prime serate con gli artisti già famosi, così come anche artisti famosi che vengono qui dal sud iniziano a diventare famosi. A proposito del genere musicale che si sta espandendo diciamo anche qui, le visualizzazioni maggiori voi le avete avute anche dal nord, da Milano, poi a scendere verso Roma, Napoli, vi aspettavate tutto questo successo? No, in realtà io non lo chiamerei proprio successo, cioè nel senso alla fine abbiamo avuto una grande visibilità nel periodo in cui è uscito l'album, anche in queste zone, anche più nelle città maggiori, quindi Milano, Roma, Napoli, ma perché cioè, Spotify ci ha aiutato tanto e soprattutto secondo me ci ha aiutato tanto la spinta che ci ha dato la gente del posto, quindi di Ariano, comunque delle zone qua intorno, perché alla fine secondo me sta tutto là, cioè se la gente del posto ci spinge riusciamo ad avere determinati numeri che poi anche la gente magari delle altre città, quindi Milano, Roma, ci possono magari scoprire, tra virgolette. Quindi innanzitutto un grazie alla gente della zona, sì, sicuramente. Tra i vostri brani, qual è quello a cui ognuno di voi è più legato? Allora, io personalmente sono legato a Pathos, perché è stato scritto in un momento particolare per me ed è un bel pezzo, però sono affezionato a tutti, è un bel album e sono contento dei risultati che abbiamo ottenuto appunto. Io rispondo come Lorenzo, anche per me è
Pathos, il mio pezzo, diciamo, a cui sono più legato, soprattutto per il modo in cui è stato creato. Cioè, Pathos nasce in un pomeriggio in cui stavamo tutti insieme, ne abbiamo iniziato a lavorare piano piano alla base. Mentre lavoravo alla base già sentivo loro con i primi, diciamo, le prime sorte di melodie intorno al ritornello. Quindi, cioè, mi sono sentito veramente unito con loro dal punto di vista musicale in quel momento. Però naturalmente tutto l'album è importante. Per me me lo tieni tu. Stessa cosa per me, tutto l'album comunque, sono affezionato ad ogni traccia. La traccia che però mi emoziona di più, tra virgolette, è Domani, perché Domani è un pezzo che quando l'abbiamo scritto, cioè dal momento in cui l'abbiamo scritto, è cambiato qualcosa. Cioè prima c'era sempre comunque un po' di nebbia intorno a noi, cioè non vedevamo le cose chiare, non sapevamo neanche noi bene come muoverci. Invece da domani in poi, quindi abbiamo avuto un domani, tra virgolette. A proposito del domani, io vorrei fare innanzitutto gli auguri e i complimenti perché oggi è uscito un nuovo singolo dei True Skills. Stiamo parlando di Polvere. Di che cosa parla questo brano? Chi lo chiedo? Chi mi risponde? Allora, per quanto riguarda Polvere, che è uscito oggi, è un pezzo al quale sono molto legato. E parla sostanzialmente di quello che vivo, quello che viviamo tutti i giorni, e come anche gli altri pezzi. E la polvere è intesa come concetto appunto di ciò che raccogliamo in questo momento, perché appunto non sono arrivati ancora risultati anche economici che magari possono essere soddisfacenti per noi al massimo. Quindi la polvere è intesa appunto come ciò che riusciamo a raccogliere adesso, ma anche può essere intesa anche come noi siamo polvere. Noi siamo adesso e diventiamo polvere quando moriamo, polvere perché siamo troppo piccoli per ecco, non lo so, farci sentire in un determinato contesto, quindi gridiamo il doppio. Voi avete già fatto tanti live, sia qui ad Ariano che fuori Ariano, anche Monte Miletto. C'è stata però, penso, un'esperienza molto importante che avete fatto lo scorso dicembre. Avete avuto la possibilità di esibirvi su un palco che ospita ogni anno la World Music. Che cosa si prova a stare su quel palco e ad avere sotto il palco tutte quelle persone che conoscevano le vostre canzoni, che erano lì con voi e per voi? Direi che è stata un'emozione unica, sono contentissimo e soprattutto onorato di essere stato lì quella sera. Sono anche contento di come ha risposto la gente, soprattutto anche dopo finito il live ci sono stati i complimenti anche da persone che non mi aspettavo e che non mi avevano mai detto nulla al riguardo. Quindi sono veramente contento e sono emozioni indescrivibili, diciamo, che auguro a tutti di provare. Gianluca, per te che cosa è stato? È stato un momento indescrivibile, anche perché è successo tutto velocemente. Cioè il pomeriggio abbiamo saputo che, cioè, senza manco prepararci mentalmente, diciamo. È stata una forte emozione. Raffaele, tu che cosa hai provato? Allora, io quel giorno, penso che l'ho scritto anche su Instagram, tra l'altro, in una storia. Per me è stato il giorno più bello della mia vita, cioè te lo posso assicurare, perché proprio ho provato un'emozione assurda, sia proprio perché è avvenuto tutto all'improvviso, e sia perché la gente rispondeva in un modo che prima appunto non aveva mai risposto in quel modo, e quindi era stata una cosa per me forte, cioè mi ha dato un senso di... Io in quel momento ho pensato, ci stiamo riuscendo, cioè ci stiamo veramente riuscendo, almeno ad entrare nella testa delle persone che ci sentono al momento, anche in zona, eccetera, cioè per me è una grande soddisfazione. Allora, Raffaele, voi avete creato insieme ad altri amici un movimento. Ci puoi spiegare di che cosa si tratta? Perché voi adesso vi esibirete anche il 4 marzo. Sì. Ci spieghi un attimo di cosa si tratta? Sì, allora, il movimento si chiama Space Move ed è nato sostanzialmente per portare una ventata di aria fresca al mondo appunto delle serate, appunto degli eventi in zona, anche perché volevamo portare questa musica, che è quella poi che portiamo tutti i giorni, che sostanzialmente veniva un po' trascurata, tra virgolette sottovalutata, dagli organizzatori di eventi, e magari adesso è il momento giusto per portarla. Quindi è una serie di serate, Space Move sarà una serie di serate,
recuperiamo una volta al mese, con cui appunto porteremo artisti da tutta Italia. Ovviamente ci sarà chi aprirà il concerto, come noi apriamo il concerto adesso il 4 marzo di Enzo Dong alla Mitos, e altre volte magari apriranno il concerto altri ragazzi. Ci saranno comunque, ci sarà da divertirsi, quindi consigliamo a tutti di venire a trovarci. Un'ultima domandina, in famiglia che si dice di questa esperienza? Di questa... Sono tutti contenti e anche loro come me vogliono che arrivi in alto. Beh, vogliono il meglio per noi naturalmente. Stessa cosa, sono contenti, appunto appoggiano quello che facciamo, per fortuna, però si deve anche studiare, dicono. Noi siamo contenti, come sono contente le vostre famiglie, ci auguriamo che possiate raggiungere livelli molto alti, noi siamo vostri sostenitori, in bocca al lupo per ogni nuova esperienza, auguri per l'uscita di questo nuovo singolo, Polvere, lo ricordiamo, e in bocca al lupo. Voglio diventare grande, oh, raccontare favole, oh, zero cose per la testa, ed un nuovo paio di scarpe, oh, fammi uno squillo se ci sei, corre e vengo da te, lascio a casa i fatti miei, oggi non me ne frega, perché quando sto con lei non mi serve più nulla, scappo via da sta gabbia, scappo via da sta giungla, vado fuori di testa. Compro questa Gucci a te perché vali più del cash, affronto la tempesta. Baby resta con me, solo tu sei diversa. Lei mi vuole fa mentre fuma la kush, mi sorride e fa stare male mai più. Voglio diventare grande, raccontare favole, zero cose per la testa.